Oggi vogliamo fare un piccolo focus con te sul super bonus. Se ne sta parlando tanto. Peraltro è un tema che, insomma, ha messo in seria difficoltà molte imprese, ma non solo, anche condomini che volevano sfruttare questa occasione perché le regole sono cambiate continuamente. Anche adesso è cambiato qualcosa. Facciamo un po' il punto. Sì, è esattamente questo il punto, Manuela. Noi abbiamo lasciato il precedente governo che aveva approvato, ma anche portato tante, tante, tante modifiche al superbonus 110%. Ci troviamo con il nuovo governo nel quale molti avevano riposto tantissima fiducia proprio perché si sperava che dovesse andare a risolvere alcune delle grosse problematiche che erano in essere rispetto al 110%, e quello che abbiamo avuto è la presentazione la scorsa settimana dopo un silenzio durato oltre un mese, dove naturalmente la motivazione principale era la formazione del governo e l'intervento su cose ben più No, infatti, importanti. diciamo, Michelangelo, perdonami, so che lo stai dicendo anche tu, ma lo dico, non ci sono soldi. Allora, su non ci sono soldi, sono d'accordo, la coperta è corta, ok? E partiamo proprio da questo punto, soldi, non soldi, perché partiamo dalle affermazioni che sono state dette. Quindi, se vuoi, Manuela, per semplificare la cosa, Sì, invio subito la slide con la assolutamente quale sì. almeno riusciamo a fare il focus diretto ed immediato su Vai. quello di cui stiamo parlando. Allora, praticamente noi ci siamo trovati, tutti diciamo, gli italiani si sono trovati circa la scorsa settimana con le affermazioni che sono state fatte da una parte dalla Meloni, dall'altra parte da Giorgetti, per quanto riguardava il discorso del superbonus. Quindi superbonus 110% che da quello che è stato dichiarato verrà portato al 90%. Allora, quello che diciamo ha creato maggiori problematiche e che ha creato maggiori polemiche in questo momento sono state soprattutto le affermazioni. Quindi le principali affermazioni sono: si è creato un buco rispetto alle previsioni di 38 miliardi. Questo è quello che ha detto la Meloni. Quello che ha detto Giorgetti ha detto: il costo così tanto a beneficio di così pochi. Sarà il nuovo intervento che noi faremo, quindi col decreto aiuti quota che deve ancora essere pubblicato sulla Gazzetta, quindi dove si è parlato di una bozza, ma in realtà nessuno ancora effettivamente l'ha visto, soprattutto perché diciamo sono stati presentati anche degli emendamenti, però dovrebbe essere a giorni che riusciremo a vederlo. Dice: sarà a favore di chi non si può permettere la ristrutturazione energetica a favore della casa, e infine sarà in favore delle famiglie bisognose e operose di settori. Allora, l'aspetto importante qual è? È quello che è stato detto, cioè si è creato un buco da 38 miliardi ed è stato fatto a beneficio di pochi. Allora, lo studio che ha fatto Numisma, pubblicato a luglio del 2022, studio fatto per Ancea Emilia, in realtà porta dei dati completamente differenti. Ed ecco che rispondo alla tua domanda. La coperta è poca, i soldi sono pochi, bisognava tagliare da qualche parte. Il problema è che questo studio dice una cosa esattamente contraria rispetto alla definizione di Giorgetti e della definizione naturalmente della Meloni, cioè dice che a fronte di 38,7 miliardi investiti, perché ovviamente lo studio è stato fatto prima della fine di luglio, questo ha permesso di genererà circa 124 miliardi, divisi fra 56 di ritorno diretto, 25 indiretto e 43 di indotto. Quindi, se prendiamo come buono questo studio della Numisma, è esattamente in contrapposizione e contrario a quello che sta dicendo oggi il governo. In più, questo stesso intervento ha prodotto a oggi, mediamente sulle case su cui è stato fatto, un risparmio di 500 euro a famiglia di risparmio energetico e la riduzione naturalmente delle tonnellate di CO2 Sì. emesse, nonché l'assunzione, nuove assunzioni di 600.000 persone, dato dell'ANCE. Quindi, effettivamente ha prodotto o non ha prodotto un costo o non costo? Allora, partiamo da questo presupposto. Perché le affermazioni del governo, secondo il mio punto di vista, ma secondo il punto di vista degli industri, non tanto cioè dei principali industriali collegati a questa manovra, non è assolutamente corretto. Per il semplice fatto che i soldi fino ad ora sono stati anticipati da chi? Dalle società di investimento, dalle banche.
Le società di investimento e le banche poi le hanno o trattenuti all'interno o rivenduti ad altri investitori, che li porteranno in detrazione con i bilanci del 2023. Quindi ad oggi invece per il 2022 lo Stato ha incassato l'IVA diretta, le imposte e le tasse a fine 2021 e per il 2022. Quindi a oggi lo Stato ha incassato e ancora non ha dovuto tirar fuori dei soldi. Questi soldi che si dice si creerà il buco e dovrà tirar fuori, non sono soldi che fuoriescono, ma sono minor soldi che entrano, perché il credito fiscale permette una detrazione fiscale, ossia io devo pagare 100 di tasse e ne vado a pagare meno in funzione dei crediti fiscali che ho. Ecco, io faccio un po' l'avvocato del diavolo nel senso che si è parlato tanto di super bonus. Io non metto in dubbio sicuramente gli studi di Nomisma e Ance che saranno sicuramente corretti, però mi sembra che questi dati vadano un po' a cozzare contro quella che è stata la realtà che ci hanno descritto in questi mesi, ma non il governo, perché poi anche i mesi scorsi, quando c'era il governo Draghi, insomma, se ne sono dette tante. Con il fatto che le norme sono state riviste più volte, c'è stato anche un errore proprio nella stesura della norma e poi è stato bloccato e poi le regole sono cambiate, le imprese hanno lamentato soldi spesi inutilmente, anche come dire, persone che sono state assunte, è vero, quindi il dato di ANCE persone assunte è assolutamente reale, però molte imprese, io mi baso su quello che ci hanno riferito le imprese interessate, hanno detto sì, noi abbiamo assunto persone, ma poi ci hanno bloccato i lavori e quindi sono persone che di fatto non abbiamo sfruttato. Ecco, bisognerebbe, credo, mettere poi insieme tutti questi dati. Poi sicuramente gli studi sono giusti e sicuramente il superbonus, questo non lo nascondiamo, è una grossissima operazione che può aiutare il paese a rivalutarsi, a partire proprio dalla messa in efficienza delle abitazioni. Però bisogna poi, insomma, mettere anche sul piatto della bilancia tutti i ritardi e tutti i cambiamenti che ci sono stati in corso, perché insomma è stato sprecato tempo, energie e sicuramente molto denaro. In un periodo in cui Michelangelo, ne abbiamo parlato tante volte, le materie prime, quindi con le imprese che hanno dovuto prendere le materie prime per iniziare i lavori, costavano un'infinità di soldi, ecco, quindi gli studi vanno bene, ma poi mi sembra che vada un po' così a cozzare contro la realtà dei fatti. Allora, Manuela, bravissima, assolutamente un'osservazione corretta. Noi io ho iniziato questo discorso dicendo queste sono le affermazioni che non sono coerenti con quello che ha dichiarato e ha prodotto Nomisma e non sono coerenti con i dati oggettivi di Esatto, mercato. Ma esatto. il punto è proprio quello che stai dicendo tu. La problematica maggiore che è quella che non è stata affrontata, cioè un governo oggi, a fronte di tutti gli errori che sono stati fatti durante questi mesi, e quello di cui tu hai citato è il più importante, i continui cambiamenti sono stati adottati, mi sembra, 15 o 17 variazioni, no? Al decreto legge iniziale, e questo sicuramente ha portato tanta incertezza e soprattutto tante problematiche per poi chi lavorava nel settore. Ma proprio perché è evidente che la problematica maggiore non era se il 110 avrebbe potuto continuare tranquillamente fino al 2023, visto la quantità, diciamo, di operazioni che erano già in essere, ma il problema maggiore rimane solo e unicamente uno: i crediti, lo sblocco dei crediti. Certo. Questo è il problema principale. Bene. Su questo non si è parlato assolutamente di niente. Cioè, il problema principale, che è lo sblocco dei crediti, Manuela, non è stato affrontato. E in più, e qui quindi potrei anche chiudere il discorso sul 110, l'affermazione lo faremo a favore, cioè adesso verrà fatto a favore di chi non ha soldi, chi non ha la possibilità di intervenire. Bene, ti dico questa cosa qui, che è ovviamente questa affermazione è assolutamente una cosa non corretta, è un prendere in giro le persone, perché se io non sblocco i crediti e io non ho soldi per fare il 110, non troverò nessuna impresa che mi presterà i soldi, cioè che mi farà Certo. l'intervento con lo sconto in fattura. Io posso avere anche 1000 euro di stipendio annuo, non i 15.000 euro. Ma se io non ho sbloccato i crediti, nessuna impresa mi presterà i soldi. Le banche sono ferme e quindi neanche la banca mi potrà prestare i soldi per poi eventualmente riacquistarseli. Quindi, se io non faccio in questo decreto l'intervento dove vado a sbloccare i crediti, dicendo che io farò un intervento a favore di chi
effettivamente a poco reddito non è assolutamente vero, non hanno raggiunto il punto principale, che è quello dello sblocco dei crediti. Ok, sì, assolutamente. E infatti in questo momento, per tornare anche al discorso di prima, le imprese stanno chiedendo questo, perché altrimenti rimane ancora una volta tutto in pending. Però mi sembra di capire che sto super bonus è un pasticcio continuo, lo definirei insomma in questo modo. Un Vedremo. continuo, sì, una Vero? continuità, diciamo, di problematica che si è creata negli scorsi mesi, soprattutto nel 2022, e che in realtà potrebbe portare un forte afflusso di incremento di PIL, E naturalmente con le certo, ma opportune certo, variazioni. ma Questo sia chiaro, certamente, eh? che sia una grossa operazione positiva, non lo nascondiamo, è chiaro che poi se viene condotto male, diventa, cioè, anzi è un arma a doppio taglio e ci si ritorce contro.